sviluppo motorio e sviluppo psicomotorio. I termini sviluppo motorio e sviluppo psicomotorio del bambino sono frequentemente utilizzati in ambito pediatrico e soprattutto dai genitori queste due terminologie vengono utilizzate spesso come sinonimi. Ma sono davvero la stessa cosa? Vediamolo più nel dettaglio. Con il termine sviluppo motorio si indica il percorso maturativo del bambino da un punto di vista fisico e del movimento, nonché delle competenze grossomotorie e finomotorie. Con il termine sviluppo motorio si intende il percorso di crescita del neonato durante il quale il bambino migliora costantemente tono e coordinazione muscolare che gli permetteranno di raggiungere tutte le principali tappe motorie del suo primo anno di vita e poi oltre. Infatti, lo sviluppo motorio ha inizio sin dalla nascita e rappresenta il percorso secondo il quale il neonato impara gradualmente a sorreggere la testa, a sostenersi con le mani, con il busto, a rotolare, a fare pivoting, quindi a ruotare su se stesso, a strisciare e o gattonare, fino alla tanto ambita posizione eretta e il cammino autonomo. Un vero e proprio traguardo nello sviluppo di ogni bambino. Tuttavia, non diamo per scontato che il bambino segua dettagliatamente queste tappe motorie in maniera lineare e prefissata. Alcune volte, e fortunatamente non perché il bambino è pigro per genetica, il neonato potrebbe ritardare o saltare alcune importanti tappe motorie. Basti pensare ai neonati cui non piace stare a pancia in giù a 3-4 mesi di vita, che fanno molta fatica, ai neonati che non strisciano e che non gattonano mai, e ai bambini che camminano tardi e con difficoltà. Avviare un ottimo sviluppo motorio del vostro bambino sin dai primi mesi di vita è fondamentale per il suo percorso di sviluppo e partire precocemente vi garantirà risultati fantastici nonché i migliori. Vediamo ora cosa si intende per sviluppo psicomotorio, tenendo conto che la parte di sviluppo motorio dettagliatissima con video esplicativi e una spiegazione di tutte le tappe motorie e come favorirle le trovate nel videocorso completo From Zero to Hero. Sviluppo psicomotorio. Il termine sviluppo psicomotorio indica un percorso globale del bambino che tiene conto non solo del suo sviluppo fisico e motorio, ma anche di quello cognitivo, socio-emotivo e dello sviluppo del linguaggio e della comunicazione. Tutte queste competenze si intrecciano positivamente nella crescita di ogni essere umano, in modo tale che lo sviluppo motorio e posturale influenzi lo sviluppo cognitivo, che a sua volta favorisca lo sviluppo del linguaggio e della comunicazione, il quale fa parte di uno sviluppo sociale ed emotivo. Lo sviluppo psicomotorio valuta quindi il bambino nel suo insieme. Tuttavia, per facilitare lo studio e definire ambiti di competenze precise, lo sviluppo del bambino viene valutato sotto gli aspetti indicati precedentemente, divisi da vari professionisti.